Nel precedente episodio di The Long Dark. No, no! Come ho fatto a mancarlo? È impossibile! Dove sei andato, bastardo? Cioè, l'ho palesemente preso. Come ho fatto a mancarlo? Ero anche accucciato. Salve a tutti, io sono The Long Gamer e bentornati su The Long Dark. Riprendiamo da pochi secondi dalla fine dello scorso episodio. Un orso mi ha trovato e sparargli sulla natica non pare sia stata una grande idea. Che sia la fine per la signorina? Buona visione. Sento passi poco piacevoli. Vedo il lupo laggiù. Cos'è? È un orso? Sei un orso? Mi sa che sei un orso, vero? Oh, male. Molto male. Prevenire è meglio che inculare. Ok, ok. Prevenga un po' più in fretta. Sta scappando. No, sta scappando. Oh, cazzo. No, 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 no. Scappa, scappa, scappa. Cara, è finita. È finita. Oh, Gesù, signorina. Faccia qualcosa, non lo so. Fanculo. Oh, è finita. Finisce qua, The Long Dark. Ah, cacchio, cacchio, cacchio. Oddio, addio mondo crudele. No, perché? Aspetta, che cosa? Ma sono ancora vivo? No, no, sono ancora vivo, 9%. Tu sei morto, tu sei morto. Prenda quel cazzo di fucile. Ok, sì. No, non mi muoia, non mi muoia. La soccorro, le faccio cose. Bende, usa subito le bende. Porco di quel cane. C'ho la paura dovunque nel corpo. Usi il disinfettante subito. Oddio mio. Oddio mio, non ci stavo capendo più niente. E in tutta sincerità. Ok, ok. Mamma mia, 39 kg di carne. Non va molto bene. Allora, io adesso lascio qui la carcassa del lupo. Oh Cristo santo. Allora, signorina, lei mi va subito a riposarsi. Non discuta con me. Ci vediamo qua domani mattina e recuperiamo la carne del lupo. Madonna santa. Oh, questa me la sono vista molto brutta. Molto, molto, molto brutta. Santo cielo. Ok, 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 ok. Per fortuna che l'orso è stato così gentile che ha detto no, vabbè, ma non ti ammazzo, eh. Mi riposi un sacco di tempo. Oh. Ok, 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 ok. Non vedo un crisbio di niente, però. Dov'è la porta? Mi è sparita la porta nella notte? No, sono in cucina io. Senti che aria fuori. Mi accenda mezzo il coso perché non si vede niente. Dov'è la porta? Ah, qua. Ma porco cane. Il problema è che adesso ho tipo un proiettile, però. E ovviamente fa un freddo bestia. Sì, ma non si può essere così sfigati. Via, via, prima che i lupi mi arrivano alla carcassa dell'orso. Cos'è? Sto brutti rumori dovunque. Quanto fa freddo, signorina? Un sacco freddo. Come fa a essere meno 28? Non capisco. Cosa? Oh, Gesù, l'orso mi ha distrutto l'equipaggiamento. Oh, oh, cazzo. Questo è un problema immane. Questo è un problema gigantesco. Allora, mi recuperi almeno la pelliccia. Devo far cose che saranno molto stupide adesso. Porco di quel cane, porco di quel cane. Guarda carne. Ok, ok, mi recuperi almeno 3 kg di carne dell'orso. Oh, la mia condizione sta andando giù molto in fretta. Ok, ok, ok. Dobbiamo tornare dentro in fretta, porca boia. Anzi, farei un salto molto rapido. Sei un lupo laggiù. Alla cosa qua per cercare di risistemarmi. Porco cane, che giornatina. Porco cane, che giornatina. Aspetti, mi pare di aver recuperato budelli. Budella, me li butti qua. E mi butti anche la cosa dell'orso. Oh, Gesù santissimo. Non puoi farmi tutti i colpi gioco, però. Ok, almeno abbiamo un po' più di calorie. Però devo assolutamente riparare
E la carne di lupo sta degradando anche in fretta. Dell'orso. Non ho abituato a dire lupo, scusate. Sono ancora sotto shock. La signorina pure. Vabbè, la signorina è sotto shock da quando mi ha conosciuto, eh. Guarda che roba. Mi ha praticamente spappolato tutti i materiali. Tre di materiali. Porco cane. Signorina, la prego, non mi fallisca. Ho veramente bisogno che le cose vadano bene. La prego, la prego. Ok, brava signorina. L'orso becco. E cosa succede? Signorina. Perché? Non mi dica che abbiamo finito i tessuti, che mi incazzo. Per fortuna che ce l'avevo qua. Ok. Per fortuna che la mia skill di riparazione è abbastanza alta. Quindi almeno più di tanto non mi fallisce la signorina. Mamma mia ragazzi. Cosa vuoi? Pelle per riparare gli stivali. Cavolo. Ok, ho gli altri stivali che ho trovato prima. Però... Ripara, ripara. Vada signorina. Ok, ora farò una scelta un po' azzardata. Lascerò qui, se trovo un cassetto o altro, la carne del lupo. Sì, del lupo. Dai! Oh, non riesco a dire orso. Orso proprio oggi non mi viene in mente. E andrò là fuori, nonostante tutto, a cercare di recuperarne quanta più possibile. Mamma mia, speriamo di non fare la cazzata. Sento già il freddo che c'è qua fuori. Ecco appunto. Oh madonna, me ne andasse una bene sto colta. Che non mi dovrei lamentare in tutta sincerità, perché... Orso? Ah, laggiù. Madonna, ho sempre la paura che mi si bughi o me lo mangino i lupi. Ok, ok, ok. Quanto sei... Mamma mia, il freddo va su in fretta. Signorina, vedo che anche lei mi è messa male di tutto. Beva, forza, forza. Ok, 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 ok. Cerchiamo di recuperare quanta più carne possibile. Almeno 5 kg di carne ho bisogno, signorina. Madonna, le calorie come vanno giù in fretta, però. Ok, ok. Sì, signora, le do subito qualcosa. Porco cane, dobbiamo tornare dentro in fretta. Le cose non stanno andando benissimo. Porco cane, vada dentro in fretta. Veloce, non mi muoia di fame. Adesso le do tutto. Come fa? Mi ha mangiato la vita, signorina, lei. Ecco qua. Un po' di calorie. Mangi anche le sardine. E mi si tira un po' in qua. Vada anche di maiale e fagioli. Porco cane. Questa qua dell'orso mi può mantenere per parecchio tempo. Se evito di... Che la carne che ho trovato vada male. 34 kg di carne. Non sono tantissimi, paradossalmente. Ok, ok, è ok. Perché avete visto, con due bistecche la signorina non mi ci fa neanche più di tanto, in tutta sincerità. Però potrebbe darmi la possibilità di gironzolare di più senza preoccuparmi troppo del cibo. L'orso. Sapevo che c'era, ma non immaginavo di trovarmelo così proprio davanti. Ok, siamo ben su di calorie adesso. Vediamo cosa mai di mangiare qualcos'altro. Ok, devo tornare assolutamente là fuori. Sperando non ci sia ancora tutta quell'aria. 100 euro che c'è ancora tutta quell'aria. Vediamo un po', vediamo un po', vediamo un po'. No, 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 no. Ok, ok, ok. Orso, sei stato veramente una botta di culo immane. Porco cane. No, 10 kg di carne, meglio abbondare. Ah, non è neanche così freddo, in tutta sincerità. Potrei quasi al rischio... Mi è arrivata la luce di colpo. Il classico si è fatta la luce. Okay, la signorina è anche stanca, ma non me ne frega. Mi recupero altri 2 kg di carne. Non so come la cucinerò, in tutta sincerità. Non ne ho la più pallida idea, perché mi servirà un quantitativo spaventoso di legna. E adesso il buiume di colpo. Detto che il clima canadese veramente mi fa paura, eh. Niente, devo prendere un po' di legna da sto posto. Alla balà che la va ben, come diciamo dalle mie parti. Oh, mamma mia, ragazzi. Cioè, se uno apre il cassetto mi trova un bel po' di carne. E mi mette un altro po' di carne in quest'altro cassetto, perché è ciò che normalmente la gente mette nelle scrivanie. C'ho 20 kg di carne nei cassetti. Però sta degradando in fretta. Devo cucinarla prima possibile. Ora la scelta della vita. Cosa faccio? Torno indietro e continuo a prendere carne? Io direi di sì. Mi arrischio per un altro po' di carne con ancora un attimo di luce. Non riuscirò a prenderla tutta, ovviamente. Un po' si degraderà. Poi torno dentro e passo l'intera nottata a cucinare. Che neanche Chef Ramsay, veramente. Che poi la fortuna di...
che l'orso mi è spawnato a, 3 metri dal, da dove posso mettere tutta la roba. Notare, lo so che in italiano l'ho detta male, abbiate pietà. Veramente mi ha scioccato l'orso. Mi sono detto, ecco, è finita, ho buttato via tutta la partita. Porco... Via, 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 via. Fuga, fuga, fuga. Oh, ce la posso fare, ce la posso fare. Cristo santo. La porta è qui, la porta è qui. Entri, entri. Oh Gesù santo, che colpo. No, il buiume. Signorina, mi dia un secondo che sono sotto shock. Oh, Gesù. No. Ok, beva. Intanto beva, siamo anche a corto di acqua. Oh, il lupo non me l'aspettavo. Ma mi accende mezza luce. Non vedo niente. No, questo, no, non mi spari all'improvviso qua dentro e mi prendo anche un colpo. Oh, gioco, non puoi farmi prendere sti colpi. Ok, che colpa mia, lo ammetto. Però non puoi farmi prendere sti colpi. Mamma mia, lo spavento che mi sono preso nel buiume con il lupo in parte, che adesso si sta divorando la carcassa del mio orso. Se non mi devo incazzare. Ah, c'hai 2 cassetti tu. Bene, aspetta che ti lascio un altro po' di carne anche a te. Carne di orso dovunque. Però vedo che facendo sto giochino mi sono consumato un bel po' di carne oggi. Porco cane. O i programmatori con gli ultimi update hanno reso la carne meno utile, tra virgolette, se mi passate il termine. O io veramente ho bruciato un sacco di calorie per prendere l'orso. Porca puttana. Ok, usiamo un po' del legno che ho già qua. Ora facciamo spegnere la luce alla signorina e le faccio cercare della legna molto in fretta. Adesso puoi cercare anche l'accelerante, non me lo ricordavo. Ok, vada signorina, io bevo nella vita vera intanto. Ok, spero di avere abbastanza di tutto. No, no, mi usi l'accelerante perché ho bisogno che vada stavolta. Assolutamente. Molto bene, molto bene, molto bene. Butta su tutto, tutto. Spero di non aver esagerato troppo. E cuciniamo tutta la carne dell'orso. Beh, non tutta, non ce la farò mai nella vita. Però buona parte. Mi faccio anche un caffettino, in tutta sincerità. E non ho acqua, porco di quel cane. L'ho già detto l'altra volta, mi rompe le scatole che mentre uno cucina non può fare altro. Lo trovo che sia stupido, in tutta sincerità. Una funzionalità che spero migliori dal nostro punto di vista. E sono anche a corto di acqua, quindi mi scioglie almeno un litro. So che ce l'ho nella casa laggiù, però non posso arrischiarmi più di tanto. Purificare l'acqua. Oh, no, no, ah, perché ho le cose. No, 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 no. Per adesso me la bollisca e basta. Sono curioso, vediamo la carne di lupo quante calorie ti dà. Sono molto curioso. E di lupo, di orso. Oh, non devo dire orso oggi. Non so perché. E mi faccio anche un caffettino rapido rapido, che vediamo se mi tira in qua e riesco a stare sveglio tutta la notte. No, però un attimo devo andare a dormire. Sì. Allora, vediamo di prendere un'ultima bistecca, che sta degradando, ma vabbè. Speriamo di avere abbastanza tempo. Guardi, la mangio anche un po' al sangue, no, no, non mi faccia la schizzinosa, signorina. Ok. Vada di caffettino, che ne ho bisogno. Ok, mi si è ripigliata un attimino. Buono, buono, buono. La carne di lupo... E dopo vediamo quante calorie dà. Ne tengo una giusto per vedere, vediamo. Eglie di lupo, di orso, da 900 calorie. Molto bene, questa è una bella botta di calorie. Quindi dobbiamo recuperarne il più possibile. Però la signorina giustamente è molto stanca. Non vedo niente però, signorina, facciamo una bella cosa. Mi mette il sacco... Non lo vedo. Cioè, lo vedo in penombra. Ok. E mi si riposi almeno un 4-5 ore. Aspetti, aspetti, aspetti un secondo. Che non mi muore di sete nel sonno, che mi incazzo. Che non è che dice, ah, c'ho sete, mi alzo a bere. No, muoio direttamente così. E vediamo che si riposi un attimino. Buonanotte, signorina. Ma dove ho messo la penna? Santo cielo, ho carne cruda in ogni cassetto della scrivania. Ad ogni modo, né l'orso né i lupi nel pieno della notte sono riusciti ad uccidermi. Contro ogni aspettativa, sono ancora vivo e con abbastanza carne da resistere per un bel po'. Sì, finalmente la fortuna forse sta girando.
Come sempre vi ringrazio per aver visto questo episodio e spero che vi sia piaciuto e che vi siate divertiti. Se possibile mettete un mi piace e condividete il video su Facebook per aiutare il canale a crescere. Se siete nuovi iscrivetevi per non perdervi la prossima puntata. Noi ci vediamo nel prossimo video. Ciao!